Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi del tempo libero che abbiamo a disposizione tutti i giorni e, per chi non ce l'ha, di quanto sia importante il tempo libero. Perché voglio fare un video del genere? Parto proprio dal dirvi che ho pensato di farlo dopo aver visto un video ad una masterclass che ho seguito del mio caro amico Alfio Bardolla, che saluto, e che mi ha fatto riflettere parecchio. Vi spiego, praticamente è stato fatto un esperimento sociale dove c'era un finto colloquio di lavoro dove si offriva un lavoro retribuito con cifre altissime, uno stipendio a 7 cifre, scusatemi il gioco di parole, dove però si richiedeva una disponibilità oraria e una flessibilità enorme. Magari vi lascio il link qui sotto in modo che possiate andarlo a vedere, perché veramente merita tantissimo questo video, vi farà riflettere a pieno. Ma torniamo a noi. Questo video fa vedere dei candidati di manager di aziende, CEO, insomma gente con un buon pelo sul petto, dove rende la propria disponibilità al massimo a questa azienda che sta assumendo, e gli vengono fatte alcune domande lungo questo colloquio, ad esempio la disponibilità oraria, quanti straordinari potrebbero fare, quante trasferte potrebbero fare. E insomma, i risultati sono stupefacenti per chi si mette a disposizione dell'azienda per 12, 13, 15 ore al giorno, chi per un po' meno, chi è disponibile a trasferte di 3 mesi. E la cosa stupefacente sono i risultati, ragazzi. I risultati che ti lasciano riflettere, appunto. Praticamente si vede sullo schermo una serie di numeri: lo stipendio, le ore che dovranno lavorare, e poi c'è un numero che una ragazza guarda stupita e dicendo: e quel numero cos'è? Quel numero sono le ore di tempo libero che rimangono a disposizione. Vedi che i candidati si raffreddano. Sarà un video molto veloce e breve, ma era solamente una riflessione da parte mia per voi, e magari per sapere la vostra opinione qua sotto, scrivetemelo pure. In ogni caso, reputo che il tempo libero non abbia prezzo. Nel senso che, vedendo questo video e riflettendo sull'argomento, non può esserci uno stipendio che ci vieti il tempo libero. Sono due cose che devono esserci, secondo me. E diciamo che non esiste una cifra per la quale, secondo me, la libertà umana vada eliminata. Ma detto questo, il tempo libero perché è così fondamentale? Perché nella società in cui viviamo comunque abbiamo ormai dei tempi che sono artificiali. Ad esempio, se magari siete un dipendente, quando andate in ferie, quanto state bene? A mille, cioè vi sentite ricaricare le pile. Perché? Perché comunque ritornate ad abbassare i vostri ritmi di vita a una cosa più naturale, più flow, nel senso è una cosa molto più spontanea. Di conseguenza bisognerebbe cercare di trovare un compromesso, se posso darvi un consiglio, di ricavarvi del tempo libero. Anche se non c'è, in qualche modo cercate di estrarre del tempo libero dalla vostra giornata, dalla vostra settimana, e dedicatelo a voi stessi e nessun altro. Che sia un'ora di lettura, che sia un'ora d'allenamento, che sia un'ora dalla vostra insegnante di yoga, un massaggio o qualcosa, cercate di dedicarvi del tempo libero, perché è un toccasana che penso che valga molto più di 1000, 2000, 5000 euro, ecco, se posso dirla proprio in maniera spontanea. In ogni caso, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate riguardo a questo argomento. È stato più un video discorsivo tra di noi, e niente, per darvi semplicemente il mio punto di vista riguardo a questo, dato che me l'avete chiesto. Comunque, in ogni caso, vi invito, se avete qualche richiesta in particolare, qualche argomento che volete che tratto, scrivetemelo tranquillamente qui sotto nei commenti, che tanto non vi mangio. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!